gente, allora vedrete una serie di video con me vestita praticamente sempre con questa maglia. Vi chiedo scusa, però almeno cambia look. Vi chiedo scusa per il casino. Intanto io mi sto vedendo Orange is the New Black. Anzi. Facciamo che chiudo un attimo e poi lo riattivo. Non fa silenzio. Allora. Questa volta vi faccio sempre un video haul, ma è un video diverso. Se mi seguite su Instagram, ogni volta ve lo dico e ve lo ripeto, seguitemi perché lì sono un po' più attiva. Oramai, come avete visto, ho ricominciato attività fisica. Questo l'ho ricominciato perché, se sapete la mia storia, io l'anno scorso ho avuto un incidente con la macchina e questo incidente mi ha portato a stare ferma per ben 2 mesi interi. Nel momento in cui mi sono ripresa e ho fatto fisioterapia, purtroppo mi avevano consigliato nuoto, ma è più forte di me, gente. A me nuoto mi annoia. Come correre, mi annoia troppo. Quindi venire da kickbox e non fare più niente è stato veramente deleterio per me. Poi soprattutto stavo notando che avevo perso totalmente la forza. Cioè io, contate, non riuscivo nemmeno ad alzare i bambini di Emanuela, tra un po' nemmeno il cane. Mi rendevo conto che come facevo uno sforzo maggiore che poteva essere anche prendere una normale cassa d'acqua, io poi portavo per giorni i dolori. In più tutto il mio tono muscolare era veramente calato e questo mi ha veramente portato un po' a deprimermi. Poi, anche se qualcuno mi diceva: guarda che questi chiletti in più che hai preso comunque alla fine ti stanno bene. io poi ho preso la patente tardi. Aver preso la patente ovviamente ti porta a una comodità di vita che tranquillamente eviti di camminare. Quindi, oltre alla muscolatura che era calata e soprattutto era diventata inesistente, ovviamente ero ingrassata. Io sono alta 1,62. Sti 2 centimetri ci vado fiera come non si sa che. Mi rendo conto che qualcuno di voi dirà: A vederti quanto peserai? 55? gente, purtroppo io credo che questo è un fattore proprio personale, cioè io purtroppo stavo male e mi rendo conto che qualcuno dirà: vabbè, ma c'è tanta gente obesa che veramente sta male perché non sa come fare, magari va sotto i ferri per dimagrire. Tu alla fine, con una buona alimentazione, un buono sport, puoi calare senza problemi. E io lo sapevo, gente, però ho passato e sto finendo di passare un momento della mia vita che, devo essere sincera, mi sono resa conto che tutto quello che facevo era non pensare a me. Quindi, dedicandomi agli altri, perché purtroppo ho avuto problemi con mio padre, da unica figlia ovviamente pensa a tutti e 2 i genitori, pensa al cane, pensa a la possibile relazione che avevo al momento, che era assurda, gente, cioè che io non lo auguro nemmeno alla persona più cattiva di sto mondo. Altro che santa e martire a me mi dovrebbero fare. Per certe cose me la sono andata a cercare, per altre io dico a tanta gente: state attenti a chi avete accanto, cercate di capire bene quando date e quando invece sono queste figure che vi, passatemi il termine, vi succhiano proprio tutta l'energia, perché arrivate a un punto che non gliela fate più e in più vi fanno anche sentire in colpa di non aver fatto abbastanza. Quindi ero arrivata a un momento della mia vita che non ce la facevo più. Ho detto. Sono uscita una volta con Lidia, che le mando un grosso bacione perché lei è una di quelle persone che mi sta veramente vicino. È successo che abbiamo fatto shopping, vi ho mostrato il video haul. Io, contate che non ho mai dovuto provare le canotte, le camicie o le magliette semplici, perché andavo di S, sapevo di essere minuta, quindi ho detto: con la S vado d'accordo. Diciamo che il top l'ho raggiunto quando Lidia mi fa: vabbè, prova la camicia, questa qui che ti piace tanto. E io ho detto: no, vabbè, non mi serve, tanto io lo so che basta che prendo la S e sto bene. Però c'è stata una cosa che ho detto: vabbè, la provo. Io vi giuro, lo so che uno dirà: vabbè, perché hai visto qualcosa che non ti piaceva così tanto, non sei da buttare te alla fin fine. Ma io vi giuro che quando ho provato questa camicia e prima però di provarla ho levato la maglietta e ho visto che avevo queste maniglie dell'amore belle evidenti. Non avevo più un girovita, non dico perfetto, però comunque semplice, lineare, un po' di gonfiore, questi chili in più. Non lo so, gente, mi sono sentita malissimo.
ma veramente male. Ho avuto questi mesi di fermo, mi sono resa conto quanto il mio muscolo è calato sulle braccia. E per una che ha fatto kick per anni, vedere tutte le parti del corpo che hai lavorato non avere più una definizione. Ripeto, quando siete abituati ad avere un tipo di corpo, ad avere un tipo di stile di vita e soprattutto capire che comunque il fatto di avere un corpo che è stato allenato e anche se non era di forma estetica in stile bodybuilding o palestrato, cioè perché io non ho mai aspirato a quello, gente, cioè io non ho mai desiderato il culo di marmo o il corpo statuario, cioè io mi accontentavo di avere il vitino con quelle braccia, le gambe che erano toniche, fatemi dire, vedere invece poi l'opposto e sul momento capire che sei arrivato a quella condizione perché ti sei voluta far pure sommergere da tutti i problemi della vita e soprattutto sul momento stavi anche accettando di vivere la situazione che avevi e fregartene, quando però invece non stavi bene, lì mi ha fatto capire che stavo a fare una mega cazzata, gente, cioè io non mi stavo più riconoscendo, perché io comunque per lo sport non dico che ci vivevo, però mi piaceva avere l'attività fisica nella mia vita. Come si dice, meglio tardi che mai. E ripeto, gente, cioè lo so, non ho questo fisico che uno dice vabbè, non è che c'è tanto da recuperare, però è quando ognuno tocca il proprio fondo, fatemi dire personale, che allora uno reagisce, perché se no non reagirà mai. E poi una cosa in cui io veramente credo, tutti i cambiamenti devono partire da qui. Dovevo farlo per me, soprattutto devo ricominciare, fatemi anche dire, a tornare in vita, perché comunque io dopo l'incidente ogni cosa che facevo mi portava a stare 2 o 3 giorni ferma. E in più, praticamente il Voltaren era diventata la mia crema corpo, quindi cioè era veramente assurdo. E poi gente, ripeto, io ho 30 anni, a 30 anni ritrovarsi in questa condizione non si può fare. Per chi si trova magari come me, aprite gli occhi, fatevi un esame intero, non un esame di coscienza, perché detto così sembra pesante, però fatevi un esame completo e se dovete fare questa cosa di ricominciare a fare attività e dedicarvi a voi, fatelo, fatelo, perché senza volerlo, gente, così in realtà state morendo, pur essendo vivi. E io questo ho fatto, ho veramente migliorato il mio stile di vita in questo poco tempo che ho ricominciato a rifare palestra in casa. La fatidica frase: dopo Natale mi metto a dieta e inizio attività. E così è stato, gente. Ho iniziato da gennaio questa mia alimentazione nuova, quindi ho cercato prima di tutto di iniziare a diminuirmi le dosi e poi magari facevo più pasti ma con poche porzioni, quindi una porzione ridimensionata. Ho iniziato ad abituare il mio metabolismo, poi ho iniziato ad abituare me stessa e ho iniziato soprattutto a mangiare molte più verdure, perché alla fin fine io sono un amante di verdure. Tutto questo ovviamente poi sono arrivata verso la fine di gennaio che ho iniziato a fare attività. Prima sono partita con un allenamento molto lento, quindi vale a dire che ho riabituato il mio corpo a muoversi, perché se iniziavo subito mi rendevo conto che sarei stata male subito. Invece ho iniziato piano piano e poi ho iniziato ad attrezzarmi con tutto quanto in modo che così allenavo i muscoli, perché io adesso quello che devo fare è ricominciare a ridare forza ai miei arti, perché io purtroppo con l'incidente che ho avuto che mi ha bloccato le braccia e le gambe, io devo riuscire a ridare forza agli arti. Ovviamente io cerco di allenarmi massimo 4 volte alla settimana, però mi do proprio l'obbligo che se faccio più di 2 giorni di allenamento, il giorno dopo devo assolutamente riposarmi, perché se no io poi vado a stressare troppo il mio muscolo. Dopo tutta questa diatriba vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, io da Decathlon ci sono stata 2 volte. All'inizio pensavo di avere tutta l'attrezzatura, perché io ho lo step sempre preso da Decathlon, che l'avevo preso tempo fa, e io devo dire che è un attrezzo che mi piace utilizzare, quello perfetto. Io lo consiglio a tutti, perché oltre ad allenare le gambe potete allenare pure le braccia. Poi avevo già l'elastico e questo devo dire che è buono, utilizzatelo soprattutto se volete rinforzare le gambe, ridare tono a sia gambe che glutei.
è perfetto. Decathlon ha questi elastici così. Invece mi hanno detto che adesso, infatti, ci dovrò ritornare verso metà fine febbraio, gli devono arrivare i set con tre elastici di diversa tensione, ovviamente il tappetino, e in più avevo preso pure gli strumenti per fare le flessioni. Infine, avevo già i pesi da 1 kg, che sono secondo me ottimi, e se dovete iniziare, tanto vi allenate con un peso leggero. Che questo non ci vuole niente ad alzarlo, a me ha aiutato tantissimo e soprattutto lo utilizzo nel preriscaldamento. Qua, avendo la stanza larga, posso fare gli allenamenti anche da kick. Lo utilizzo anche per fare i diversi diretti, ganci e montanti di kickbox, per poi pure perché comunque aiutano a riattivare la spalla e i giri della spalla, quindi ho detto è perfetto. Arriviamo alla prima parte di acquisti, va? Sto a far lunga, avrete detto chiaramente. Ci sono andata la prima volta e sono andata prettamente per comprare dei pesi un po' più pesanti e ho preso quello da 3 kg. Voglio arrivare piano piano a rinforzare le braccia in modo che poi, quando sarà, se me la sento, voglio andare a acquistare quello da 5-7 kg. E devo dire che mi stanno piacendo tantissimo questi chili qua, perché sono anche facili da poter utilizzare pesi, flessioni, esercitazioni e soprattutto li utilizzo anche come fermi per i piedi quando voglio fare gli addominali. Poi in più, per sfizio personale, ho voluto comprare due barrette che già ve le ho recensite nei prodotti finiti, quelle due barrette dell'Aptonia, che io non è che le ho comprati come alimento, perché io sono contraria a quelle diete proteiche, quelle diete da palestra oppure quelle diete che vi dicono te devi nutrire con una barretta. No, io le ho prese perché io proprio di mio mi piace mangiare le barrette, te le voglio comprare per provarle e infatti mi sono piaciute, magari più quella rossa che quella gialla. In più, infine, ho voluto acquistare un'altra canotta di queste così, che veniva soltanto 3,98 euro, mi sembra. E infine ho comprato questi pantaloncini che li stavano svendendo a 2,98 euro. Ho preso la XS, pensavo mi stesse stretta, invece no, per fortuna mi sta veramente bene, mi sta comoda. Poi col fatto che la fascia ha questo effetto tipo di cotone pesante, mi aiuta a far sudare quella parte della vita. Poi ci sono ritornata. Questo perché tra le diverse attrezzature che avevo già prima, io avevo anche le cavigliere con i pesi. Il problema è che però io non le trovo e ho il brutto presentimento che nella fase di trasloco, riordinamento della stanza, non vorrei che inavvertitamente lo buttate. Io spero di no, gente, perché mi piangerebbe il cuore. Comunque sono riandata per ricomprare le cavigliere, perché ho detto anche se poi le ritrovo, nel caso ho dei pesi in più, le cavigliere. Ho deciso però di acquistare quelle da 1,5 kg. Mi sono costati 17,99. Ho ricomprato tre, sempre questa alla fragola con la copertura di cioccolato bianco e frutti di bosco. E infine ne ho prese due normale al cioccolato. Queste vengono 59 centesimi l'una. Infine, ultimo indumento che ho voluto comprare, ma quando l'ho visto ho detto questo deve essere mio. Tutti e due i capi stavano a 9,99 euro ed eccolo qua. Viola con queste decorazioni rosa, che alla fine viola e rosa così mi soddisfano, però il fatto che viola mi piace troppo. Dietro è fatto così. E poi la canotta sopra, che però è così. Sapete che adesso mi sto mettendo questi toppini per fare sport, che sono comodi e mi piacciono tantissimo, però quelli sono di Tezenis. Questo qua invece è il primo, quello di Decathlon, e guardate che carino, è fatto proprio tipo a toppino più sportivo e poi con queste decorazioni qua. Mi piace veramente tanto, se riesco vi metto l'immagine completa. Mi piace tanto, veramente ho detto questo lo devo avere assolutamente. Bene, allora io vi ho mostrato tutto e vi ho fatto anche un mega discorsone che penso che vi ho fatto due palle così, però spero vi sia piaciuto, soprattutto vi ho raccontato un po' la mia storia a livello di attività, sport e via dicendo. Voi se mi volete dire qualcosa, se mi volete consigliare qualcosa, io aspetto di sapere la vostra. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!